Ciao ragazze, bentornate sul canale. Oggi è un video particolarmente sentito perché è il video dei miei regali di compleanno. Il 16 giugno, infatti, ho compiuto 29 anni e l'avete capito tutti. E quindi ho ricevuto alcuni regalini che volevo farvi vedere. Se notate un cambiamento di qualità nella fotocamera, purtroppo non posso dirvi di aver acquistato una nuova fotocamera e non è nemmeno uno dei miei regali. Questa è semplicemente una fotocamera di Alfredo e avendocela io a casa perché abbiamo fatto le foto con questa fotocamera, ho detto ma perché non approfittarne e fare il video con questa, dato che comunque la qualità è sicuramente superiore, quindi questo video sarà di qualità nettamente superiore rispetto agli altri, ma vabbè, dopodiché torneremo al solito schifo di qualità. Anche se ho 25 miliardi di luci, la luce fa sempre schifo, ma questo non è problema di fotocamera, evidentemente. Sto cercando di metterla in qualche posto che mi dia un cacchio di senso qui. Allora, io quest'anno ho deciso di non festeggiare con amici, eccetera. Ho fatto una piccolissima festicciola a casa, quindi con i miei genitori, i miei nonni, il mio padrino, eccetera, e Alfredo ovviamente. Ma non ho invitato chissà chi, ecco, come di solito faccio, ogni tanto mi prende, faccio una super mega festa e invito tutti. Quest'anno no, ho deciso di non fare una grande festa, però ho trascorso una bellissima giornata fuori con Alfredo, che mi ha offerto un bellissimo pranzo. La sera prima abbiamo festeggiato insieme, abbiamo aspettato insieme la mezzanotte, abbiamo brindato, e quindi vi dicevo, mi ha offerto il pranzo, mi ha portato a mare a Taormina, insomma varie cose. Ho trascorso una bellissima giornata e una bellissima serata con quei pochi parenti che appunto c'erano. Il vero e proprio regalo, diciamo quello inaspettato, è stato in realtà quello di Alfredo, perché poi gli altri li ho scelti io, nel senso che i miei genitori, i miei nonni, eccetera, ultimamente sanno che comunque io ho dei gusti ben precisi, ho delle fisse particolari di anno in anno, e quest'anno è stato l'anno della Tupperware, e in particolar modo, e quindi mi hanno detto loro di scegliere qualcosina, e quindi ho preso qualcosina della Tupperware che mi piaceva particolarmente, mentre il regalo di Alfredo è l'unico che io praticamente non sapevo che mi ha scelto lui. E anche un altro regalo particolarmente sentito e inaspettato è stato quello dei miei cognati, che però non posso farvi vedere adesso perché non me l'hanno ancora dato, non ci siamo ancora visti. Però partiamo subito con i regali che invece ho qui da farvi vedere. Quello di Alfredo ve lo lascio all'ultimo perché è quello più intrippativo e quindi la sorpresa per ultima. Il regalo più inaspettato dopo quello di Alfredo comunque è stato quello del mio cuginetto Simone, che è piccolissimo, però ha pensato di regalarmi, assieme a una letterina molto dolce, questo bellissimo mazzo di rose. Guardate, ve lo faccio vedere, guardate che bello. Infatti sono contenta di fare il video adesso perché ve li posso fare vedere. Ieri sera appunto è spuntata a casa mia con questo mazzo stupendo. Ci sono questi fiori che sono bellissimi e poi queste rosa, alcuni boccioli che quindi spunteranno fra dei giorni, delle mimose, è bellissimo. Io mi sono quasi emozionata, mi sono commossa una volta visto questo bimbo, il mio regalo di mamma e papà, i quali mi hanno regalato un set di ciotole della Tupperware, cioè me li sono scelti, che mi servivano per completare la collezione dei nuovi classici. Se volete vedere il resto della collezione, nei miei video trovate appunto il resto nei video haul Tupperware trovate appunto quello sulla collezione dei nuovi classici. Mi hanno regalato queste due ciotole, adesso faccio vedere quella più piccola che è contenuta qui dentro, che è questa ciotolina piccolina da 1,3 litri, questa qui. Ecco, questa è la ciotolina da 1,3, è la ciotolina più piccola, cioè quella media dei nuovi classici, però delle due che mi sono state regalate è la più piccola. Questa mi mancava e quindi sono molto contenta di averla ricevuta. Al solito ve ne ho già parlato, quindi ve le faccio vedere solamente velocissimamente, poi se magari qualcuno di questi prodotti vi interessa particolarmente farò un video a parte.
Mentre mi hanno anche regalato questa qui, che è una ciotola più grande, che è da 4,3, sempre dei nuovi classici. La cosa bella è che oltre che essere una ciotola bella grande, vedete, oddio, ha anche all'interno, ve l'ho fatto vedere da sola, un colino. Quindi questa è la vera e propria ciotola. All'interno della ciotola si trova anche questo colino, proprio perché possono essere acquistati separatamente, i miei l'hanno preso entrambi. E questo appunto è il colino, scolapasta, che dir si voglia. Andando avanti con i regali, questi sono stati due regali della mia nonna paterna, che mi ha regalato appunto questo dosa zucchero, che vi faccio vedere qui, così. Eccolo qui. Che bella questa fotocamera. Ecco qui. E la formaggera. Mentre poi, di questi e degli altri prodotti che adesso vi faccio vedere, vi farò subito dopo dei piccoli video in cui vi faccio vedere l'utilizzo di questi prodotti, perché questo è un video dei regali in generale, il compleanno non vuole essere un video Tupperware, un video haul Tupperware in cui vi spiego i prodotti. Invece i miei nonni materni e il mio padrino mi hanno regalato questo qui, che è il micro gourmet. Eccolo qui. Questo qui, il micro gourmet è una vera e propria vaporiera per il microonde, quindi dopo vi farò vedere un po' come funziona. Mia suocera, la mamma di Alfredo, mi ha invece regalato dei contenitorini che servono anche con il micro gourmet, quindi servono per cucinare con il micro gourmet, ma possono essere utilizzate anche come piccole ciotoline. Le ciotoline in totale sono tutte queste qui, sono 8. E hanno ognuno di loro il loro coperchio. Adesso io ve ne faccio vedere una. Eccola qui, questa è la ciotolina, e è da 80 ml. È da 80 ml. E qui è la ciotolina con il suo coperchio, che vi faccio vedere. Eccolo qui. Ecco qui. E queste sono le 8 ciotoline che mi ha regalato. Andiamo adesso al regalo di Alfredo. Allora, Alfredo, come vi dicevo, mi ha intanto regalato questo pranzo bellissimo in questo paesino che si chiama Forza d'Agro. Non so se qualcuno di voi lo conosce, eccetera. Comunque è uno dei paesi, delle zone appunto di Taormina, molto molto belli, dalle quali c'è una vista spettacolare. Se venite in Sicilia, venite assolutamente anche a Forza d'Agro. Andate, anzi, dato che io non ci abito. E mi ha portato in uno dei ristoranti più conosciuti di questo paese per fare appunto questo pranzo, che non finiva mai, ragazzi, non finiva mai mai mai. Oltre che questo, abbiamo praticamente festeggiato nel pomeriggio all'Isola Bella, quindi siamo andati lì a mare, e poi la sera mi ha dato il suo regalo. Innanzitutto anche lui, lo vedete già qui, mi ha regalato un mazzo di fiori che è enorme, non so come farvelo vedere. Allora, eccolo qui, questo è il suo mazzo di fiori. Come vedete ci sono i girasoli, queste rose che sono delle rose che hanno un effetto velluto, non so come si chiamino. Poi ci sono questi fiori qui, questi qui, ditemi come si chiamano perché noi non ce lo ricordiamo. E poi la cosa bella è che ci sono anche queste bacche stupende in questo mazzo. E il mazzo è enorme, ragazze. Eccolo qui. Tutto questo. Il mazzo, però, Alfredo mi ha fatto un altro regalo che adesso vi faccio vedere. Ta-da! È contenuto in questa sacca, che vedete, Love Moschino, ed è una stupenda borsa Moschino. È un po' piegata, poverina, perché la devo ancora riempire. Comunque la borsa è questa qui. Eccola qui. Allora, questi sono i manici, che hanno queste catenine, queste qui e qui. Insomma, sono fatti così. Qui c'è il marchio Moschino. Eccolo qui. Qui praticamente si apre una tasca, questa qui è una tasca anteriore. Anche qui c'è la scritta I love Moschino.
E poi all'interno è così. La faccio vedere. Con la scritta sempre moschino, eccetera, eccetera. Molto capiente. Mi ha detto che devo utilizzarla praticamente sempre. Cioè, praticamente mi ha detto non avrai altra borsa all'infuori di questa. E quindi la utilizzerò, non so, ogni qualvolta ne avrò l'occasione. E mi ha anche scritto una bellissima lettera che ovviamente non vi posso fare vedere, ma dovete sapere che io adoro ricevere le lettere, quindi per me mi ha fatto già felicissimo con la lettera. E insomma ragazze, questi sono stati i miei regali di compleanno, fatemi gli auguri, non sto scherzando. E insomma niente, spero che questo video vi sia piaciuto e io vi mando un bacione. Ci vediamo al prossimo video e aspettatevi adesso i video sui prodotti che mi sono appunto arrivati, così ve li spiego un pochettino, ve li spiego un attimino. Niente ragazzi, vi mando ancora un bacione, ci vediamo al prossimo video, ciao!